La Vigor Senigallia torna a vincere al Bianchelli superando di misura il Termoli al termine di una gara in cui i padroni di casa hanno più volte sciupato l'occasione di mettere al sicuro il risultato permettendo ai molisani, volenterosi ma poco incisivi, di rimanere in partita fino al fischio finale. Clementi lascia a riposo Mancini e conferma la fiducia a fianco di Pesaresi a Ballello che con il suo gol ha permesso 7 giorni fa di completare la rimonta sulla Vastese, mentre nei giallorossi a sostituire in panchina lo squalificato Esposito c'è il suo vice Licursi. Dirige Benevelli di Modena. Il Termoli parte con un atteggiamento molto propositivo provando a prendere in mano il gioco in mediana, mentre la Vigor preferisce attendere studiando le mosse degli avversari che si affacciano per primi in avanti al 12esimo. Bamba raccoglie un cross e appoggia a Carnevale che calcia forte ma centrale. Roberto blocca sicuro. I rossoblù agiscono di rimessa attendendo il momento buono per colpire e la squadra di Clementi non si fa sfuggire l'occasione che si presenta al minuto 18. Pesaresi difende bene palla a metà campo e poi indovina il corridoio giusto per spalancare la strada verso la porta a Cheriota che brucia Cagliazza sullo scatto e a tu per tu con Lombardo lo supera con un tocco morbido di destro firmando l'1-0. Il vantaggio dei padroni di casa demoralizza i giallorossi che non riescono a imbastire una reazione mentre i rossoblù vanno vicini al secondo gol al 27esimo. Bartolini crossa a sinistra verso il secondo palo, Ballello ci prova al volo ma trova l'esterno della rete. Poco dopo la mezz'ora si dividono i molisani che al 32esimo ci provano con la botta da fuori di Cagliazza, Roberto disinnesca non senza difficoltà. È l'unico squillo della prima frazione per gli ospiti che nel finale di tempo si salvano in almeno 3 occasioni. Al 40esimo Ballello, ben liberato da Cheriota, controlla e solo davanti a Lombardo cerca il piazzato sul palo lontano, la sfera fa la barba al palo e finisce sul fondo. 2 minuti dopo ancora Cheriota imbecca centralmente Pesaresi che gira in porta senza pensarci 2 volte, Lombardo è attento e blocca. 1 minuto dopo è lo stesso Cheriota a cercare il raddoppio ma il suo sinistro finisce al lato non di molto, poi si torna negli spogliatoi per l'intervallo. Dopo il riposo il Termoli ritrova il piglio di inizio gara, ma la solida difesa della Vigor concede davvero poco agli ospiti che creano il maggior pericolo al 10esimo. È Luanzi, da destra, cross atteso per la testa di Carnevali che si inserisce puntuale ma non inquadra la porta. La Vigor torna a farsi viva al 17esimo quando Cheriota incontenibile scappa ancora a destra e centrabasso, la difesa molisana si salva con affanno. Il Termoli insiste ma non trova varchi per provare a impensierire Roberto mentre la formazione di Clementi va per 2 volte vicino al 2-0 prima del 90esimo. Al 36esimo Derrico riceve spostato sulla sinistra, controlla e trova lo spazio per il destro a giro che Lombardo può solo guardare ma la sfera va a timbrare la traversa salvando la porta molisana. Al 39esimo il secondo gol sembra ormai cosa fatta quando Pesaresi, dopo aver rubato palla sulla tre quarti, può entrare in area in totale libertà e sull'uscita di Lombardo preferisce appoggiare a Perri che a centro area gira a colpo sicuro, trovando però sulla linea Uzzola a salvare ancora la porta giallorossa. I molisani con le ultime energie provano a raggiungere il pareggio ma la Vigor resta ben chiusa e concentrata e il triplice fischio incassa i 3 punti che le permettono di continuare a sperare in un passo falso della capolista Pineto per poter riaprire il campionato. Mister Clementi, avete piegato anche il Termoli, un po' di sofferenza di troppo nel finale perché avete sciupato tante occasioni. L'organizzazione dei nostri avversari ci ha reso la vita difficile, però come dicevo all'inizio, non è che ho questa la velleità di giocare sul velluto le partite così, assolutamente. Sappiamo quali sono i nostri pregi, ma anche quanti sono i nostri limiti e quindi su questi limiti cerchiamo di improntare le partite e cerchiamo di limitarli, di superarli per portare a casa un'altra vittoria. Stavo prima commentando con il mio staff che comunque cominciano a essere tante le partite che vinciamo, cioè, non è una cosa così automatica, così facile giocare queste partite e vincerle. Abbiamo vinto con una discreta personalità, con una discreta forza anche mentale, però mi piace che è una squadra che sa portare a casa il risultato anche stringendo i denti, facendo dei due attaccanti i primi difensori quando c'è veramente da soffrire, quando sono gli ultimi minuti in cui puoi concedere un'occasione perché è normale che questo accada. Io ancora una volta estremamente orgoglioso dei miei ragazzi e soprattutto sono contento di chi è entrato, che è entrato con un grande piglio su tutti. Vorrei citare Alessandro Pesaresi che è entrato con una forza, una cattiveria, una voglia di portare a casa il risultato
che non è comune per un ragazzo che comunque insomma, si deve ritagliare i suoi spazi. E quindi questo credo sia un grande spirito di squadra, che credo che sia, continua ad essere un lavoro di gruppo eccellente. Buona costruzione del gioco, però poche occasioni. Sì, diciamo che abbiamo interpretato la partita nel modo corretto, l'atteggiamento della squadra è stato giusto per i primi 20 minuti, abbiamo cercato di fare le nostre giocate, di fare la nostra partita comunque in un campo non semplice, il campo della seconda in classifica, però ci siamo riusciti, appunto l'atteggiamento era giusto, poi il gol ci ha destabilizzato un pochettino perché da quel momento in poi psicologicamente non riuscivamo più a trovare gli spunti giusti, le giocate, la palla iniziava a pesare un po' di più e abbiamo avuto un po' di sbandamento, poi il secondo tempo poi l'abbiamo ripresa a livello psicologico la partita, però purtroppo non siamo riusciti a portare almeno il pareggio a casa per come si era messa la partita.